Amici di Rete 55, una buonasera, bar eccellenza, ormai qui si beve tutte le volte, prima di Natale c'è niente da fare, bar non bar, anche perché stasera c'è qualcuno che deve pagare da bere. Yaki, chi è che paga? Amelotti. Amelotti! Mi tocca pagare stasera. Pagare compleanno però, festeggiamo compleanno, quanti ne fai? 27. E la vecchiaia qui avanza, Arriva. Adesso non dico che sia un giocatore finito, però sono sulla via del tramonto. Proprio adesso che conquistava la fase di capitano, tra l'altro. Cioè, esatto. Mica poco, dopo aver sentito il coro settimana scorsa, c'è solo un capitano per Amelotti, basta. Cioè, devo dire in quel divergiate il coro di Amelotti. Sì, sono i ragazzi della Juniores che hanno creato un gruppo su Instagram e quando giochiamo in casa si presentano e fanno un casino incredibile. Sì, tra l'altro non so se sono tanto contenti con quelle barriere lì che sì, in cima, sì, sì, poi ne spaccheranno qualcuna. Sicuro, quello è sicuro. Però allora ci danno la carica, bello. Beh dai, meno male, una carica che Avergiata effettivamente ci voleva, sì. Perché insomma è stato un avvio un po' complicato, possiamo dirlo. Nonostante il gioco ci fosse, io l'ho sempre detto, fin dalla prima giornata contro il Busto 81 e i punti faticavano ad arrivare, invece adesso un po' meno. Sì, direi avvio complicatissimo, non complicato perché partivamo, avevano costruito una buonissima squadra, le qualità c'erano, il mister c'era, c'erano tutti i presupposti per partire bene, purtroppo non è successo, abbiamo avuto queste 5-6 giornate in cui ce ne sono successe un po' di tutti i colori, ci abbiamo messo anche del nostro ovviamente e per fortuna poi dopo la sesta giornata siamo riusciti a riprenderci e a iniziare il nostro cammino, anche perché sarebbe stato complicato comunque portare avanti un girone d'andata come le prime giornate. Tra l'altro avete rischiato di cambiare allenatore, anzi per un paio d'ore sembrava che fosse saltato Marzio. Poi è tornato indietro, Cuscuna si è messo un po' in mezzo, come ce l'ha detto lui. C'è stato un piccolo momento di confusione, ma ci sta, è normale quando dopo 6 partite non ne vinci neanche una, ma comunque esprimi un discreto gioco, hai diverse occasioni dove non fai gol, è normale che si metta in dubbio sia l'allenatore ma anche i giocatori, perché anche noi siamo stati abbastanza messi in dubbio, quindi ma giusto che sia così. Per fortuna ci siamo riusciti a riprendere. Anche perché anche tu stesso hai passato delle fasi diverse in questo campionato. Partito titolare, vero. Poi conquistata la panchina tua fissa, vero. E adesso capitano. Quindi Marzio ha dovuto veramente... Trasformazione pazzesca. Cioè, non capita a tutti di arrivare... Carriera diciamo si è fatta. Sì, diciamo che i risultati negativi hanno contribuito a questo a inizio campionato. Diciamo che io sono un giocatore che ci impiego un po' a entrare in forma fisica. E poi però con il passare delle partite la squadra ha iniziato a girare, abbiamo iniziato a girare tutti, abbiamo iniziato a fare gol, a fare risultati e quindi poi siamo arrivati a questo punto. Yaki, come ha retto l'urto di questi cambiamenti? No, l'ha retto benissimo, ma lui è bravissimo a reggere queste pressioni qua. No, stiamo parlando delle pressioni, non di quello che abbiamo davanti. No, delle pressioni, no, delle pressioni calcistiche, ma perché sanno tutti il giocatore che è lui, ha tanta esperienza, ovviamente quando è comunque un giocatore anziano no, nel gruppo, quindi sai, quasi quando, più anziano. Esatto, comunque quando le cose vanno male chi deve avere le responsabilità sono i più vecchi, quindi per 2-3 partite ne ha pagato le conseguenze, poi dopo appunto è diventato capitano. Poi adesso è giusto che sia anche così, perché esatto. se punti su determinati giocatori e hanno una certa esperienza nella categoria, ti devono far fare il salto di qualità. Esatto. Ci sta. Però sapevano tutti che l'Avergiatese prima o poi usciva da questo periodo, perché la squadra c'era fino all'inizio. Esatto. Anzi, me l'ho detto, fino alla prima partita col Busto 81 avete giocato un gran secondo tempo che poteva davvero far finire. Sì, forse, e secondo me poteva cambiare le sorti di quell'avvio lì, perché poi... Vero. La prima di campionato può davvero far scattare. Però analizzando, perché comunque abbiamo anche analizzato il nostro periodo negativo di inizio stagione, forse la partita col Busto è stata la peggiore nostra partita, soprattutto nel primo tempo. Che la dice lunga, eh. Esatto, sì. Ci sono stati anche dei vari problemi perché abbiamo avuto l'infortunio nel riscaldamento di Pescara, quindi abbiamo dovuto trovare un altro assetto di formazione, quindi sai, ci sono state delle cose che hanno portato a quel risultato. Poi da lì abbiamo iniziato a costruire piano piano la nostra strada.
Sia Melotti ha dovuto lottare, invece Iachi ha già vinto il campionato. In prima categoria ormai il campionato è già finito, Solbiatesi ha più 35.000 punti. È apertissimo, anche perché le squadre dietro devono recuperare le partite, quindi sì, infatti, il campionato è apertissimo. Sì, guarda, il Cantello Belfortese è già lì pronto a rimontare, guarda. A parte il Cantello, gli altri però... Salutiamo mister Crescimani. Assolutamente sì, ciao mister. Andiamo in giro. Ma noi siamo a un possibile più tre, eh. Possibile che sta piangendo, sta se vincono tutte le partite che hanno da recuperare, noi siamo a più tre. Vabbè, mo è colpa delle partite da recuperare. Quindi aspettiamo. No, a parte gli scherzi, insomma, Caperdo non ha ancora vinto, no, ma però state facendo quello che ci si aspettava da voi. Allora, stiamo facendo benissimo. La cosa che mi è piaciuta di più è che comunque puoi prendere tutti i giocatori che vuoi, comunque costruire una squadra da zero non è mai facile, l'hanno dimostrato tante squadre che dovevano vincere il campionato da subito il primo anno e magari non ce l'hanno fatta. Questo è merito del mister che ha creato subito un grandissimo gruppo, merito nostro ad aver fatto subito un gruppo, ti dico, il nostro spogliatoio è veramente una roba pazzesca che creato così all'improvviso non pensavo, invece è la nostra forza di averci messo tutti insieme. Anche perché è un po' in tutte le categorie, alla fine chi cerca di vincere, citiamone una, la Varesina, poi quando bisogna presentarsi lì davanti, esatto, il campo poi dice così. Loro stanno facendo un gran lavoro anche perché cioè, in prima categoria si gioca senza guardaline, quindi cioè, diciamo che ogni domenica è un terno all'otto tra fuorigiochi, falli. Perché invece in eccellenza non ci si lamenta mai. Invece in eccellenza è ancora peggio. Esatto, no. È vero. No, però stanno facendo un grandissimo lavoro, quindi poi conosco anche il mister Gennari, quindi sicuramente porteranno avanti quello che hanno costruito. Mister Gennari, che salutiamo, grande amore di Aghi Catanese, abbiamo fatto una puntata intera praticamente su questo. Abbiamo anche un grande secondo mister che va salutato, perché sennò poi siamo anche qua, è come se fosse a casa sua, quindi... Giustamente. Giubilini va salutato assolutamente. E lo salutiamo decisamente, anzi inviteremo, insomma, così allargheremo la nostra cerchia degli amici di Bar Eccellenza. Abbiamo parlato della Varesina. Sì. Forse qualcosina, anche se con risultati un po' stiracchiati, si comincia a vedere la vittoria domenica contro Alcione, è una vittoria finalmente contro una grande, almeno fin qui, di questo campionato. Sì, assolutamente. Ho visto il gol, è stato un gol un po' particolare, però ci sta anche vincere le partite così, soprattutto perché arrivavano anche da dei risultati un po' altalenanti, con magari degli episodi negativi che gli sono successi, quindi ci sta. Dà anche morale questo, assolutamente. Tu, Iachi, ti sei chiesto quali sono le difficoltà di questa Varesina? Ma io non so quali sono le difficoltà, perché la società è comunque una società solida. Il mister non è al primo anno e è lì da tanto tempo. Ci sono giocatori d'esperienza. Penso che il gruppo l'abbiano fatto. Adesso, non che non ce l'avessero anche l'anno scorso, ma comunque hanno preso un portiere che ti garantisce dai 12-15 punti all'anno, che sono comunque tanti d'esperienza. L'unica cosa che non mi spiego, io ho letto le ultime 2-3 giornate, ho visto le partite che hanno vinto e vincono 1-0, mentre sai, dalla Varesina tutti ci aspettiamo sempre un po' di più quando la vediamo. Magari è solo un problemino adesso interno, che comunque sono lì. Sono lì, quindi il campionato è ancora lungo, è lunghissimo, tanta strada da fare, tanto da lavorare, ma penso che alla fine dell'anno sarà lì per fare per combattere. Sì, assolutamente. Beh, Varesina a questo punto terza e Catanese che poteva essere quest'anno il portiere della Varesina. Possiamo dirla questa cosa? Oppure no, svegliamo gli altarismi, diciamola questa cosa. Vabbè, sono contentissimo della scelta. Non se l'aspettava. Sono contentissimo della scelta che ho fatto, però te lo ripeto, te l'ho appena detto, la Varesina ha preso un grandissimo portiere che io stimo, è veramente uno dei più forti, non ti dico che anche nella Serie D, perché dopo di te, ovviamente. Sì, dopo magari, Jacopo Catania. Sì. E quindi è uno che, ma non solo a livello di parate ti dà quei 12-15 punti in più, ma a livello di tutto, a livello di squadra, di esperienza, è un portiere completo, i piedi, quindi ti dà una grandissima mano. Beh, tra l'altro io sono sempre contento di parlare di lui, perché dopo aver superato il macello con la giustizia sportiva, calcio scommesse, esatto, finalmente è stato assolto, non l'ho ancora avuto perché so che deve curare la figlia, sì, quando registriamo, un po' di situazioni, però insomma è un grande piacere, lo avremo, perché è bello poi quando
si esce in questo modo da queste situazioni, poi sì. Cioè, ha davvero anche bisogno di tutto l'affetto di questo mondo del calcio che prima gli ha voltato le spalle e adesso si merita anche un'occasione come quella da avere. Oltre a quello è anche una persona incredibile, cioè veramente un uomo fatto e finito che è anche un piacere avere nella squadra. Ecco, mai vorrei essere il suo secondo portiere, perché mi è capitato di vederlo in allenamento, fa un mazzo così e il secondo portiere è naturalmente giovane. Giusto, giusto. Sì. Ma non vorrei comunque mai essere il suo secondo portiere, perché non giocherei mai. Anche per me. Beh, io portiere non ho di sicuro, io Catanese sì, tanto a Catanese gli facciamo tutti i gol. Quindi sì. Esatto, sì, sì. Anzi, la sfida, oh, ragazzi, dobbiamo fare sta benedetta sfida, troviamo il momento. Perché troviamo il momento, organizziamo la anche sfida. Perché questo qui si la mena tanto, clean sheet di qua, clean sheet di là. Ecco, poi ormai lo chiamano, da sono noi, i soprannomi, sono i nostri soprannomi. Amici lo chiamano clean. Sì. Quindi figurati. Ma venite a vedere le sfide come vanno a finire prima di chiamarlo Clil, perché adesso mi rifarò la prossima. Torniamo invece al campionato di eccellenza, là davanti tengono botta sia Verbano che Busto 81. Verbano che non molla di un centimetro, e tu li conosciuti bene da quelle parti. Lo sapeva, cioè io lo sapevo, in cuor mio lo sapevo, perché è ritornato un grande mister, la squadra c'è sempre stata, i giovani ci sono sempre stati, Barbarito è sempre bravo a scovare nuovi talenti della provincia, e sono sicuro che non molleranno, continueranno. Noi ci abbiamo giocato settimana scorsa e è una squadra che non molla. Squadra che lotta sempre, va sempre su tutti i palloni, è sempre aggressivi, quando c'è da far gol fanno gol, quando c'è da difendere e magari soffrire soffrono, sanno soffrire, quindi sicuramente loro andranno avanti. Anche il Busto 81 sono certo che farà lo stesso, perché a mio parere dopo la Varesina credo sia la squadra più attrezzata, anche se ha perso un gran giocatore come Anzano. E credo che l'altra squadra che potrà essere una tra virgolette rivelazione, perché non avrebbe dovuto essere una rivelazione, sarà Lazzate, perché sta facendo dei grossi interventi sul mercato e quindi sicuramente sul lungo periodo verranno fuori. Beh sì, diciamo che a questo punto il Lazzate non ha quasi più scuse per fare bene, perché insomma una campagna acquisti faraonica già quest'estate, il cambio d'allenatore a questo punto la fa anche adesso, certo. O vinci adesso o non vinci più. Infatti noi ci giochiamo meno. Giustamente. Beh, però insomma, state veramente risalendo anche contro il Verbano, è stata una battaglia. È stata una bella battaglia. Ci è dispiaciuto perdere, perché avremmo voluto almeno il pareggio, però purtroppo il calcio è così. Siamo riusciti comunque la settimana dopo a fare 3 punti che sono fondamentali, soprattutto quando arrivi da una sconfitta, però ormai è 5-6 partite che stiamo facendo molto bene, quindi comunque anche la sconfitta col Verbano sì, ci ha fatto rosicare un po', però alla fine eravamo tranquilli. Sì, diciamo che come sempre la sconfitta col Verbano in questo momento del campionato ci sta. Ecco, il ritorno sarà già una situazione diversa, perché esatto. Appunto... Sì. Sta davvero correndo forte questa squadra, lo sappiamo, Celestini fa correre tanto adesso. Poi bisognerà vedere tra febbraio. Bisogna tenere botta. Lo so bene. Anche perché il girone di ritorno è tutta un'altra cosa. È un altro campionato. Melotti, il Verbano lo sa, ha fatto fior di giorni d'andata prima in classifica e poi purtroppo è così. Ma anche l'anno scorso a Legnano stessa cosa, al contrario. Esatto. Girone d'andata non benissimo, però poi il girone di ritorno alla grande, cioè è un altro campionato completamente. Abbiamo visto anche la stessa Castellanzese, che comunque ha meritato l'anno scorso di vincere, però alla fine ragazzi ha fatto col fiato corto e ha rischiato anche di perderlo. Esatto, quindi ma... Comunque adesso guardavo le partite, ma... Già stai guardando, così. Già stai guardando, non vale, stai te la nascondo. No, perché stavo pensando che... Comunque in eccellenza, più che in altri campionati, ogni partita la domenica, qualsiasi squadra può vincere con qualsiasi altra squadra. Non c'è un risultato. Sì, per questo dicevo, è difficilissimo fare la schedina. Esatto, quest'anno addirittura più del solito. Sì. È vero, perché rispetto all'anno scorso, che magari c'erano 3, 4, ci metto anche 5 squadre sopra, a un livello superiore sicuramente rispetto alla medio-bassa classifica, quest'anno invece il campionato è molto più equilibrato. Abbiamo visto grosse sconfitte, grosse vittorie, partite equilibrate, comunque più o meno sono tutte lì. Sì, poi manca il Varese, che non c'è più rispetto all'anno scorso, certo. Castellanzese che era una Cenerentola, davvero un campionato diverso, anzi la partenza ci ha spiazzati tutti, perché là davanti abbiamo visto il settimo che ha preso la grande e adesso si è ridimensionato giustamente e ci sta. E il Busto 81 tiene botta, anzi secondo me all'inizio non era tra quelle che avrei messo più in alto di tutti, non so come la pensate voi.
fino a Busto 81 secondo forse me. Forse condizionati dalla stagione dell'anno scorso, eh? Sì, sicuramente. Forse anche per quello. Sicuramente, ci però... può essere. Io però conoscevo personalmente alcuni giocatori e sapevo che comunque avrebbero fatto bene. Tra questi non c'è Napoli, giusto? No, neanche tu, né Napoli né Sorrentino. Pensare ad altri, no, loro due. Sì, certo. Salutiamo Napoli e Sorrentino, sì, sono invitati poi... loro alla sfida perché abbiamo catturato anche Sorrentino. Li salutiamo dopo il compleanno di venerdì. Sì, li abbiamo salutati. Di Amelotti. Perfetto, molto bene, alla grande. Busto 81 invece che sta facendo una grandissima stagione, ma questa campagna acquisti al contrario in uscita, attenzione, perché i cambiamenti sì. un po' pericolosi potrebbero essere. No, mi sorprende questo Anzano cambio. Anzano soprattutto, perché insomma... Sai, sei lì secondo in classifica, dare via una punta che comunque ti garantisce 15-20 gol a stagione. Non so, non so cosa deve essere successo, cosa no, se è stata una sua scelta o no, però ha preso Lazzate. Ha preso Lazzate, è arrivata domenica e ha timbrato. Giusto per giocare contro Bologna, giusto per scaldarsi, già non ci aveva segnato con Giusto. Tanto ci pensa Melotti a fermare tutti, no, cioè, magari non come Sant'Agostino. No, cosa gli hai fatto Sant'Agostino? È stato uno scontro di gioco, fortuito. Diciamolo, riguardato e sì, riguardato, veramente stato cercato anche di saltare. Veramente è stato sfortunato in quell'occasione lì, perché insomma sì, è rimasta a terra. Bene ragazzi, la schedina adesso l'ha già letta, l'ha già studiata. Io invece non ho visto niente, quindi... Bene, molto bene. Allora partiamo, la facciamo vedere anche a casa, speriamo si veda molto bene. Partiamo con un bel Calvairate Accademia Pavese. Partita complicata, campo del Calvairate sintetico piccolino, difficile da affrontare. Direi X. X, sì. Partiamo con una X. È una X anche per me. Ma ragazzi, io devo dire qualcosa di diverso. Siamo d'accordo prima. Allora dirò invece uno, perché ribadisco, in casa del Calvairate è sempre complicato, Sì, vero. Secondo me non è facilissimo. Castanese e Alcione. Io dico un 2, perché l'Alcione quest'anno sta facendo veramente bene e la Castanese è in un momento di difficoltà. Sì, difficoltà tra l'altro almeno immeritata nella prima parte di stagione secondo me, perché ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto fare. Quindi... Però dico 2 anch'io. 2? No ragazzi, no. Scusate, una partita potete così... mettervi d'accordo in questa maniera qua. Vabbè, dai, dico 2. Hai ragione. Mariano Fenegrò. Mariano Fenegrò, bel incontro, però do fiducia al Fenegrò. Dai fiducia al Fenegrò, come mai? Però non puoi dire. Do Fenegrò. Fiducia al Fenegrò perché ha vinto domenica. Ha fatto un acquisto importante che è Principe davanti e secondo me può risollevarsi bene. No, mi dispiace se sembra di metterlo 2. Pensa te. Sì, 2. E invece dico 1, la faccia vostra, guarda che se vinco mi pagate da bere. Va bene. Sestese Busto 81. Io sono di parte qua, dico 2. Ti dirò di più, gol di Sorrentino. Con gol di Sorrentino, Sorre tocca ferro, mi raccomando, perché non vorrei mai. Una bella partita, ti dico una cosa, però il campo di Sesto per malissimo, come gioca il campo di Sesto malissimo. Per come gioca il Busto 81, che mi sembra una squadra che gioca palla a terra, che gioca bene a calcio, là, andare a giocare là sarà difficile. Confido in qualche amico, dico 1, dai, per andare uno per andare contro Melotti, dai. Ti manda qualche maledizione. Sì, esatto. E io provo a dire X invece, su quel campo lì effettivamente potrebbe starci. Sì. Settimo Milanese Verbano. Settimo Verbano, io dirò, ti dico una X semplicemente perché abbiamo giocato contro il settimo e è una delle squadre che mi ha impressionato di più a livello di gioco e occasioni create, quindi secondo me può dare fastidio al Verbano. Io ti dico 2 solo per il momento del Verbano in questo momento, quindi 2, e ti dirò, dico 2 anch'io con Verbano campione d'inverno a questo punto, perché ci giochiamo anche questo, quest'ultima giornata. Sì, stiamo giocando tutti, ci esatto. Le mutande anche se volete, non lo so. Vabbè, e non abbiamo ancora bevuto granché. Tra l'altro. Esatto. Varesina Rodense.
partita uno. Complicata. Uno fisso. Sì, sì, uno. Uno. Porto uno. Avanti il momento della Varese. Esatto. Allora diremo tutti uno, ci può stare. Questa la facciamo per ultima. Bravo. Arriviamo prima a Vogherese Pavia. Vogherese Pavia, io dico una X. X. Io dico due perché il Pavia deve tornare a vincere. Ritorna a vincere del Pavia. E io dico anche due Pavia. Vogherese che comincia secondo me a tirare un pochino indietro, che potrebbe starci, ma siamo arrivati. È il grande momento. Verge Atese, Addorazza, te l'abbiamo parlato tutta la sera. Partire tu, parto io. Parti tu, dai. Parto io. Io dico uno. Beh. Marcatore a Melotti. Marcatore. Questa è una classica, però. A Melotti. Io dico uno. Doppietta di Melotti. E io devo dire X. Con gol di Amelotti. Con gol di Amelotti. Certo. Bene ragazzi, siamo in chiusura, è stato molto divertente. Facciamole proprio spesso queste cose. Assolutamente sì. Ragazzi, no, organizziamo la sfida perché sì, sfida, eh. Sì, no, sì. Arriviamo, preparatevi perché stiamo preparando una roba gigantesca che se va in porto, ragazzi, se sopravviviamo soprattutto, già una notizia. Ci vogliamo, ci vogliono delle imbragature. Adesso noi ci beviamo, ci mangiamo, tanto sì. Paga Amelotti. Esatto. Vare Eccellenza che torna come sempre martedì 20:30 Rete 55, quindi settimana prossima che sarà l'ultima del 2019, poi finalmente facciamo 20 giorni, un mesetto di ferie perché siamo qua anche noi. Dai. E niente ragazzi, alla prossima. Buon grazie. Va bene. Buon Natale. Buona serata. No, dai, ci vediamo. Buon Natale. Sì. Ciao. Ciao.